È con grande piacere che oggi qui presso la sede di Idea Comunicazione diamo notizia di un'importante novità. Si cambia passo, si inaugura una nuova fase per l'agenzia nata nel, ormai 21 anni fa, ma che dal 2013 a oggi ha avuto uno sviluppo, una crescita esponenziale, addirittura triplicando il fatturato. Stiamo parlando ovviamente dell'agenzia Ideal, che proprio oggi dà notizia della costituzione di una holding che però viene meglio definita come hub. Con Stefano Capraro capiremo perché e qual è il senso di questa nuova, di questo nuovo passo, di questo cambiamento, che è particolarmente importante anche per un altro aspetto, perché è un segnale che l'imprenditoria italiana indipendente ancora una volta ha qualcosa da dire di importante nello scenario della comunicazione in Italia, e non solo, perché Ideal Comunicazione, o meglio This is Ideal, come, che sarà appunto, che è da oggi il nuovo nome, anche una vocazione internazionale già intrapresa qualche tempo fa. Allora, Stefano, raccontaci questa grande novità, questo passo importante per il futuro di questa struttura. Sì, allora, sintetizzando quello che raccontiamo oggi e che è successo a noi negli ultimi mesi, al fondo di un anno, il 2017, in cui avevamo riscontrato un nuovo passo di crescita importante, essendo la nostra agenzia diventata in qualche modo un operatore riconosciuto sul mercato, essendone cresciuti tutti i parametri, ci siamo chiesti quale potesse essere il passo successivo per una crescita di questo tipo. Lo dico intendendo che una semplice crescita esponenziale di valori e di struttura non era più tanto nelle nostre corde, quindi probabilmente mossi da un po' di irrequietezza, di voglia di innovazione, di voglia di cambiamento, che da sempre è stata una delle caratteristiche fondanti di questo progetto, ho deciso di trasformare quello che era prima Ideal, ovvero un'agenzia di comunicazione integrata, in un gruppo di comunicazione. Quindi nasce oggi per noi This is Ideal, nuovo gruppo di comunicazione, contenitore di tutta una serie di realtà. Perché non ti piace il termine holding, che è il termine tecnico, se vogliamo, e preferisci quello di hub? È esattamente come dici, il termine tecnico corretto è esattamente quello di holding. This is Ideal è la nostra holding, però per qualche motivo il riferimento a holding mi porta a mondi che ancora per adesso non sento ci appartengono molto, e quindi in realtà, anche se la definizione corretta è quella di holding, noi ci vogliamo considerare un hub, ovvero un contenitore, un crocevia di culture, di conoscenze, di esperienze, all'interno del quale troveranno spazio in realtà già esistenti e anche abbastanza affermate come Ideal ed altre che magari adesso vedremo insieme, e una serie di competenze, di professionalità, in alcuni casi un po' più specifiche, un po' più verticali. Ecco, diamo subito un'altra notizia importante, perché la sede dell'Hub sarà a Milano, no? È in chiusura l'accordo per i nuovi uffici, in una posizione strategica, centrale, molto prestigiosa nella Milano moderna. Raccontaci quello, sì, che troveremo. Sì, in questa sede che ci auspichiamo con le dita incrociate di riuscire a definire veramente nel giro di 24 ore, troverà sede il nostro hub milanese, dove conterremo tutte le nostre insegne, quelle che oggi compongono già il gruppo e quelle che man mano si aggiungeranno nel corso del 2018. La posizione centrale strategica, ma soprattutto direi l'anima, il DNA di questa sede, saranno un'anima decisamente multiculturale, offerta al mondo della comunicazione, e saranno un po' la nostra nuova casa. Spero a breve di poter dare una notizia, che ovviamente daremo in anteprima a voi, di riuscire ad organizzare prima della pausa estiva una festa dell'estate, in cui ADC sarà protagonista in quanto, diciamo, ente comunicatore di questa nostra occasione. Sarà una festa dell'estate per raccontare noi quello che sta succedendo, il progetto
progetto di Sisider e anche la nascita di questa nuova casa. Bene, noi negli ultimi anni vi abbiamo seguito con particolare interesse e siamo contenti di avere in qualche modo contribuito attraverso le nostre iniziative a far crescere la vostra visibilità, notorietà e anche il vostro successo. Entriamo adesso nello specifico. Appunto, tu hai parlato di un approccio generale strategico integrato e poi delle verticalizzazioni su singole aree e competenze. Ecco, proviamo ad esplorare. Dunque, praticamente la morfologia di questo progetto, che adesso abbiamo accennato in maniera solo superficiale, ma che invece è un progetto molto, azzarderei a dire, abbastanza profondo, prevede che This Is Ideal sia contenitore di Ideal, che noi conosciamo bene, che è la nostra main company, agenzia di comunicazione integrata, che ovviamente ha ispirato tutto questo progetto e ne ha fornito anche l'elemento da capitalizzare per il branding. Ovviamente This Is Ideal è un dedotto dal nostro brand di Ideal, Ideal Comunicazione. Fa parte del gruppo ad oggi la nostra casa di produzione, Sala Giochi, che recentemente ha completato un paio di progetti interessanti di cui voi avete ben raccontato, uno short movie dedicato ad un brand di una stilista italiana, insieme ad altri progetti. Fa parte, dopo l'acquisizione di marzo, l'agenzia milanese Action & Branding, un'agenzia che a noi è piaciuta da subito nell'analisi del mercato che abbiamo fatto, perché è un'agenzia ispirata da professionalità decisamente guidate dalla strategia e con alcune capability per noi molto interessanti. Fanno parte ovviamente un paio di realtà locali, che sono Ideal & US, la nostra società americana, la nostra agenzia newyorkese. Fanno parte di questo perimetro Ideal Hispana, di recentissima costituzione, che è la nostra agenzia che ha sede a Madrid per il mercato iberico. E che proprio in questi giorni ha prodotto un divertente commercial per Papa John's, no? Una delle più importanti catene di pizzerie a livello globale, una catena americana, in particolare di origine di matrice sudamericana. Sì, abbiamo on air in questo momento la nostra campagna TV che abbiamo realizzato per loro, la campagna TV legata ai mondiali. È stato molto divertente, ci siamo un po' presi in giro da italiani in questo ambito dei mondiali di calcio, che come sappiamo ci vedono un po' soffrire, ed è on air proprio in per niente, non soffriremo assolutamente, in quanto soffriremo troppo poco, cioè abbiamo già sofferto prima di cominciare. E quindi sì, è stata una bella attività, divertente. Abbiamo prodotto e girato in Spagna, a Madrid. È stata un'attività in parte coordinata qui dall'Italia, da una delle nostre unit, e in parte sviluppata proprio attraverso una collaborazione stretta che abbiamo sul territorio madrileno, ed è stata gestita dalla nostra agenzia spagnola. Questa era, diciamo, la conformazione ad oggi delle società che fanno parte del gruppo. Nel corso della restante metà dell'anno abbiamo in previsione altre acquisizioni e due spin-off. Verranno raccontati man mano che verranno conclusi. Entro prima della pausa estiva prevediamo ancora una notizia importante da questo punto di vista. Bene, a questo punto, avendo conosciuto la morfologia, poi parleremo anche dei clienti, la domanda è: perché questa impostazione? È un'impostazione che segue l'evoluzione delle esigenze dei vostri clienti, o è un scatto in avanti fatto da te, dal tuo gruppo, al quale i clienti potranno unirsi? Cioè, tu hai interpretato un po' le esigenze dei clienti, oppure sei andato avanti cercando di proporre loro qualcosa che ancora non si aspetta? Direi che questa è la domanda e questo è il tema. E mi sento di rispondere in totale franchezza. Forse una persona strutturata in maniera diversa da me, che faccio l'imprenditore, direbbe che attraverso un'analisi del mercato, l'analisi delle esigenze dei clienti, la trasformazione continua che sta subendo il nostro mercato, questa è una scelta strategica che va in direzioni molto precise. Devo dire che è vero, ma questo è probabilmente una componente che vale il 20% della scelta e della decisione. Sicuramente. Invece, quello che mi ha guidato quando, come raccontavo prima, a un certo punto ho messo davanti allo specchio, mi sono chiesto quale potesse essere il passo successivo per tutto il nostro progetto, è che ho maturato la convinzione che
Ideal è un ambiente diverso dal resto delle agenzie, lo so che lo diciamo tutti, tutte le agenzie sono diverse più o meno nello stesso modo, però Ideal è un ambiente diverso. Cito un paio di elementi che per me sono fondamentali. La nostra è una delle agenzie che ha il più basso tasso di turnover delle risorse dei talenti e ci sono tantissime persone che sono state coinvolte nel progetto, ne sono state coinvolte e che fanno parte in maniera strutturale di questo progetto da tantissimo tempo. Ci sono persone qui che hanno veramente realizzato e che sono oggi l'ossatura portante di questo progetto che è cresciuto così bene. Non riesco e non posso citarli tutti perché farei comunque sono 100 persone, no? Più o meno. In questo momento sono una settantina. 100 risorse è l'obiettivo nostro a fine anno, sì. E a un certo punto mi sono chiesto, con questa crescita che c'era stata e con la crescita personale di tantissime delle risorse che oggi sono Ideal, che cosa ne sarebbe stato, perché in realtà con una struttura che rimane sempre la stessa struttura, pur crescendo in dimensione, in realtà ho come avvertito che si sarebbe in qualche modo sentito un cap sopra la testa e sopra le opportunità di crescita delle singole persone che oggi costituiscono insieme a me questo progetto. E allora mi sono detto che la maniera migliore per continuare a dare un futuro a questo stesso progetto e alle persone che ci hanno creduto sarebbe stato la crescita radiale, cioè una crescita che creava nuovi spazi in cui misurarsi, in cui sfidarsi e in cui poter continuare una crescita professionale, magari anche acquisendo ruoli di responsabilità. Questa è la vera ragione per cui Ideal oggi, lo raccontiamo oggi, è in corso da un po' tecnicamente, si trasforma da una agenzia a gruppo di comunicazione per poter dare luogo a una serie di ragazzi e ragazze, donne e uomini che hanno versato tantissimo impegno credendo in un progetto che io ho cominciato tanti anni fa, per poter dare l'opportunità a tutte queste eccezionali risorse di trovare nuovi spazi in cui misurarsi, nuovi spazi in cui far valere le proprie capacità. Questo è un approccio decisamente inedito, no? Rispetto al gruppo, e poi è un approccio che comunque dalle aziende viene evidentemente seguito. Mi preme sottolineare il fatto che appunto il This is Ideal, ormai la chiamiamo così, questo hub ha clienti importantissimi nel proprio portafoglio come il gruppo FCA, compreso Maserati, il Chicco Arzana, Coty, L'Oreal e compagnie, clienti che hanno una cifra in comune che è quella di un rapporto che dura da tantissimo tempo, bassissimo turnover. Quindi mi viene da collegare le due cose, cioè personali, talenti che sono con te da tantissimi anni e che hanno da oggi una nuova prospettiva di crescita, e clienti allo stesso modo molto fidelizzati ai quali proponi una prospettiva altrettanto a lungo termine. Sì, allora, a parte il fatto che senza farci troppi complimenti mi sento di dire che se questa valutazione la fai tu è assolutamente centrata, però è esattamente così, cioè noi abbiamo, devo dire come caratteristica nostra, un bassissimo turnover dei talenti all'interno dell'agenzia, mentre invece abbiamo persone che sono con noi molte da più di 10, 12, 15 anni, quindi quasi dall'inizio del progetto, e abbiamo anche un basso turnover nei confronti dei clienti. Sicuramente hai individuato tu il fatto che esista un legame molto stretto tra la capacità dell'agenzia di saper avere uno sguardo, così diciamo, a lungo termine, cioè uno sguardo di continuo investimento, uno sguardo di continua crescita, uno sguardo che non deve guardare ai risultati di breve e stretto periodo, ma che invece ha voluto sempre pensare in grande e guardare lontano. Ecco. Da questo punto di vista, la capacità di queste risorse che oggi costituiscono, lo ribadisco, lo ripeto ancora una volta, l'ossatura di Ideal, costituiscono anche l'importanza del rapporto continuativo che abbiamo con la maggior parte dei nostri clienti. Bene, parliamo di numeri. Appunto, il 2017 si è chiuso con un giro d'affari di 7 milioni, 2018 grazie anche alle acquisizioni dovrai consolidare intorno ai 10, se non sbaglio. Nel futuro, nei prossimi 2-3 anni, come ti vedi? Come vedi This is Ideal? È interessante da dire che oggi lo posso dire, quasi posso assumermi un ruolo un po', non dico da anziano, ma faccio questo mestiere, sono in questo mestiere da 21 anni, ma ho riscoperto negli ultimi tempi una voglia, una grinta e una passione per continuare a farlo quasi senza limiti, anzi in realtà è una passione che si rigenera di continuo, si autorigenera
rigenera di continuo. In questo momento credo che grazie a questa novità inserita nel progetto, nel corso, nello sviluppo della storia di Ideal e grazie anche al supporto che ricevo continuamente da tutto il team, da tutto quello che mi sta attorno, ho ancora tantissima voglia di dedicare risorse a questo pezzo di progetto. È un progetto che adesso, per dirlo in gergo sempre calcistico, ci ha visto gettarci la palla in avanti di tanto, ovviamente, di tanto da tutti i punti di vista. Adesso tutte le persone che rappresentano le varie insegne all'interno del gruppo, i vari team all'interno delle insegne, stiamo tutti correndo tanto per le acquisizioni, per il perfezionamento, per l'innalzamento del livello qualitativo, delle proprie capacità. Però tutto questo genera passione, entusiasmo, quasi never ending, diciamo, che si autorigenera, come ho detto prima, e quindi siamo molto molto contenti di questo passaggio. Bene, allora, tanto ritorneremo presto qui in Ideal, magari nella nuova sede milanese. E per questa è anche un'occasione per dare, questo mi piacerebbe molto, voce a un po' delle persone che io cito continuamente ma a cui non riesco spesso a dare un'identità precisa, perché in realtà sono tante, quindi mi piacerebbe magari in questo processo di crescita che sta avvenendo riuscire a dare realmente spazio anche di parola a una serie di queste persone, anche per far capire che il nostro DNA si è arricchito continuamente dall'aggiunta, dall'arricchimento, dall'innesto di tante personalità. Infatti. Perché peraltro anche in termini anagrafici esprimono un'età media giovanissima, direi. È per questo che dicevo prima, io oggi mi sento un po', perché oggi io a 46 anni mi sento in questo ambiente decisamente, diciamo, il fratello maggiore, ma molto maggiore. Ecco, non lo dire a me. Non lo dire a me. Ultimissima domanda, si fa un gran parlare di questo cambio di paradigma, no? del dato che entra prepotentemente anche nel processo creativo, con questa data deriva in creativity. Allora, tutto quello che sta accadendo, la tecnologia, lo sviluppo digitale, il dato, come si concilia con non solo con la creatività ma con l'offerta che un gruppo di comunicazione ha da offrire, come vivi tu questa evoluzione? Mi sento di dire che non ho una risposta sconvolgente o fuori dal coro, cioè la nostra posizione come gruppo nostro oggi sostanzialmente è questa. Oggi la facilità di accesso e l'eccezionale qualità di dati disponibili per chi fa il nostro mestiere è tale per cui fare finta che non esistano o comunque non approfittarne sarebbe veramente un grosso errore, una grossa lacuna. Chi oggi non si muove in questo modo, secondo me, fa parzialmente bene il proprio mestiere. Purtuttavia voglio affermare quella che è la nostra posizione, ma so che è condivisa da tantissimi colleghi, che è una posizione per la quale noi oggi studiamo, analizziamo, leggiamo, elaboriamo e facciamo nostri tantissimi dati e tantissimi database. Detto questo, però, ancora oggi tutti noi pensiamo che la creatività, la miccia creativa, l'accensione di un'idea avuta da un'idea particolare, fuori dalle righe, memorabile, sia ancora oggi il cuore del nostro mestiere e quello di cui i brand, i prodotti e le aziende hanno bisogno. Bene, concludiamo questa intervista con Stefano Capraro per ADV Express TV, Salvatore Sagone.